Ciao a tutti ragazzi, da Zebra. Juventus-Empoli 4-0, appena segnato Rabiot la sua doppietta. Ragazzi, allora, partiamo dal presupposto. Primo tempo, è un primo tempo. Ah, prima di continuare ragazzi, iscrivetevi al canale, fallo subito. Dai, fallo. Allora ragazzi, fine della partita, Juventus vince 4-0. Allora Juventus, un primo tempo in cui la Juventus attacca bene, comincia bene organizzata, aspetta, non attacca fino alla difesa, lascia giocare il difensore dell'Empoli, appena salgono sopra, un po' sopra, subito c'è pressing da parte della Juventus. Tutto questo dura fino al gol della Juventus, quindi dopo il ventesimo la Juventus smette di giocare, rismette di giocare. Che succede? Smette di giocare e riprende l'Empoli. L'Empoli ha le sue belle occasioni, due occasioni principalmente. Quadrado, la solita merda su di lui. Prima cerca di prendersi un fallo che non gli viene fischiato. Ormai hanno capito tutto su Quadrado. Secondo, perde il pallone e rischiamo di prendere gol. Meno male, ma non a Di Szczęsny. Al terzo, giallo in attacco. Scandaloso Quadrado. Comunque, ottima partita di Ken, sempre presente, allunga la squadra, va su tutti i palloni, ottima partita di Ken. Vlahovic inesistente, dove è finito Vlahovic, non si sa, classico gioco di Allegri, quello invertebrato. Un primo tempo ragazzi, morto. Ma le statistiche erano ben chiare. Erano 10 tiri sia per Juventus che Empoli. Empoli più possesso palla. Due tiri in porta, 2-2. Quindi l'Empoli nel primo tempo c'è stato, era vivo. E bisogna fare anche i complimenti perché l'ha tenuta viva. Però ci va in vantaggio la Juventus. Nel secondo tempo pensavo che l'Empoli potesse dare più fastidio. L'Empoli non è proprio sceso in campo. L'Empoli non è proprio sceso in campo nel secondo tempo. La Juventus rispetto all'Empoli, oh raga, ha più qualità. Su palle da fermo, comunque due calcio d'angoli, arrivano i gol. Non su azione, arrivano i gol su calcio d'angoli. Quindi la Juventus ha sfruttato bene il calcio d'angoli con Rabiot, con McKennie. Ok, un quarto gol è arrivato su azione da solo praticamente. Rabiot fa doppietta. Comunque Rabiot sta avendo un momento di positività, bisogna darne atto. Questa Juventus si porta a casa tre punti importantissimi, ma voglio essere ben chiaro, non mi illudo, perché ho visto comunque a tratti, soprattutto nel primo tempo, la solita Juventus. Empoli mi aspettavo di più, ma Empoli è stata una poca cosa. Martedì voglio vedere la vera Juventus. Martedì è l'altro esame importante e vedremo chi siamo veramente. Non cominciate a dire è tornata la Juventus, perché si è falsi. Non abbiamo vinto niente, ci siamo portati in queste due ultime due partite con due squadre veramente mediocri, con due squadre 6 punti che fanno bene alla classifica, va bene così, ma le partite che contano voglio vedere veramente. Quindi ragazzi, sempre forza Juve fino alla fine, complimenti, ma non illudiamoci. Alla prossima, ciao ragazzi.